personaggi grossi. Il big boy. AGA. E intanto stanno facendo del male. Wall Splat, Oki, Step the Throat. Ok. Se non funziona la prima volta, si fa la seconda. Esatto, come il Real CB. bel post Oki. Step ok. OGI. Era una GA, vero? Sì. Ok. OBA. Molto on point con gli AGA Rikimaru in genere. Yeah. Execution God. Punish. Angel Step Style ci saluta dall'America. Hi Angel Step Style. Hi from Italy. What's up? Viene colpito dal 2 a più B a terra. Ricky decide di non alzarsi. Ha fatto la sua scelta. Yeah. Tanto connetto, non si CB. Prese, teccate, AGA. Ho provato anche a fare una CE, Tom. È stata interrotta. 3B. Coraggiosissimo. Sì. Il muro è ancora intatto, mi sorprende molto tutto questo. Vero? È stato splattato una volta, credo. Trivellone, Whiff Punish, eccellente. Just the tip per attivare l'armor. Pressure di 6A, 5KB. K, 2K, parato. Attenzione. Comeback epico finito male. Comeback epico, però ci ha provato. Sempre a provarci. Il primo match aggiudicato a Nightmare, che quindi conferma il fatto che sia un matchup 9-1 per Nightmare, ovviamente. Si inverte, tipo. Uber. Scott my cube design t-shirt in the mail a few days ago. Nice. Ma sai che me la voglio prendere anch'io quella t-shirt? Yeah. Sono veramente belle quelle t-shirt. Volevo prendere quella di Ivy, quella Summon Suffering. Did you get the one with the sword or with the inscription Soul Calibur? Ma c'è anche Evio Vulpix! Attendiamo risposta. Buongiorno. Evio Vulpix, che è della scuola. È della scuola spaghetto, da quel che leggo. Perché la serbi parato, non pulito. Attenzione. Ricky deve stare attento proprio per questo. Tra. BB parato non punito. Oh, però si è abbassato. Armor, buonissima. Vero. Molti check di 3A. Non riesce a splattare a muro con la presa. Questo qua non è ring out. Stavo stessa ring out. Reverse ledge clutch. Attenzione, il pixel della vita. E para, decide e di parare. Sforum per la barra con la A. Ricordiamo che tutte le opzioni di Nightmare dalla reversal edge sono unsafe. A meno che ti si rompe la guardia. Studio, armor. Sto un sacco tipo l'armor. Ma da quel che sto vedendo sta armor sembra efficace contro... No? Wish punish, rivellone. E ring out. No! No! Che peccato, ha colpito soltanto il tip range. Just the tip, 3k. On point con gli AGA. BB, ancora non punito. BB è tipo meno 16, credo, di Nightmare. Siccome uno sfigato non ha la rotellina per scappare. Madonna, immagina. Immagina. Jai, oh mio Dio! Jai out of nowhere! Era meglio se andava per un lethal hit. Presa, AGA di nuovo. Ah, interrotto. Bravissimo Tom. Oh, finalmente vediamo la CE di Zasame che entra. Esatto. Ma brother. Bam. E si aggiudica il round. E si riequilibra il match. Idioti, ciao Satana. Step pulito.
pulitissimo. Lethal Hit. AGSA. Wall Splat? No. No, come non faceva Wall Splat con AGA. E poi poteva mettere un... penso un 2A più B garantito. Forte il giusto. Forte il giusto, ovviamente. Niente, è tipo la terza volta che vedo dei Wall Splat, ma poi... Esatto. Non avvengono. Non gli sta funzionando quella presa. Poi può splattare quella... Sì, può splattare quella presa. C'è anche una combo veramente dannosa da lì. E si va sul 2-0. Ci aspettiamo ovviamente il comeback di Tom Loquendo. Si deve riscaldare, accendere, come sta dicendo Evio Vulpix. Di ingranare il matchup. Download in corso, diciamo. Di download, esatto. Da quel che ho capito, Tom ha passato una notte insonne. Sì, c'è stato comunicato. C'è stato comunicato, quindi... E da quel che ho capito ha pure acceso il gioco subito per fare la ladder senza scaldarsi granché prima. Dannoni. Non va per Eccolo, la tetra. Si è acceso. Ah, Wifoni, Full Crush 3B, qual preso. È? Che strano, poteva andare per un 50-50 e prende. Primo round per Tom Loquendo. Onestissimo. Pochi danni, Zash, almeno. Pochi danni. Forte e giusto. Un peccato che Tom non stia punendo l'armor con il cosa, 6K, che ti dà una maledizione a meno 14 l'armor di Nightmare. Punish. Crush Frames. Bam! Lethal Hit. Reversal Edge. Ah, per entrambi. Ha provato a tirare. Ok. Secondo round. Però. Il nostro Uber sta... Il nostro Uber sta ipotizzando che non stia giocando Tom Loquendo, ma che stiano giocando le occhiaie di Dayan. Intanto, AGA, Lethal Hit, Ring Out, il terrore, il boss GI di Nightmare. Vuoto. E questo è un altro Ring Out? No, c'è il muretto. Però danni alla guardia, chip damage, big damage. Ma ogni volta che Nightmare ti entra in questo modo quando è in Soul Charge sono danni mentali. Madonna. 3K. Ok, pari. Io adesso muterò il nostro ospite di stanza. Fatto. Oh no, Tom rotola, non si rotola contro non Nightmare. Non si rotola contro Nightmare. Come contro nessuno in questo Però gioco. Però vorrei far notare sempre la questione dei due barre. Esatto. Io vedo due barre. Vedo poca vita e due barre, eccomi a sé. Una usata. Una CE, subito. Ma sai che era... L'avrei usata io lì. Sì, io una pure. Una CE, più 8 on block, sei comunque in Soul Charge... Ma Tom Loquendo ce l'ha l'abitudine di morire con le, con le barre? Come i giapponesi. Non usa mai le barre. Ok, finalmente. È il power up. È il power up questo. Il momento. Siamo su 3-0 per adesso. Non era 3-1. Non ha vinto un match, Tom? No. Ok, perfetto. Non so contare. KK per entrare. Un Lethal Hit. Il Lethal Hit. No, Satanella, ha chiesto lui espressivamente questo stage. Penso. Credo sia. No, che adesso non mi ricordo se l'ha chiesto lui o Ricky Maro. Esatto. Comunque se non si sta lamentando nessuno... Vabbè, magari aspettano che a partita conclusa di lamentarsi come i nostri amici... Come i nostri amici francesi. Eccolo! Blocca. Piotto. 4-6-B. Ce la fa.
Schiva. Oh, peccato. Non era la punizione ottimale quella, no? Ok, e si aggiudica il primo round. Esatto, sono successe una serie di azioni strane. Concentratissimo comunque Ricky Maru, anche prima con Zasalma in vantaggio di due round, ha recuperato tutto il match. Tanta roba. Cioè, non è mai facile affrontare Zasalma. Entra col K. Più 3-6 a più B. Com'è che si chiama il power up di Nightmare? Night Terror. Ok. No, non... Bam! Tra... No! Wall of Drugo! Hanno nerfato notte tempo Zasalamel e non lo sapevamo. Esatto. Oh mio Dio. Quella presa lì non gli sta funzionando. Per... No, ma... È Terror Charge. Terror Charge, ma... Perfetto. Mi hanno corretto... Non si chiama perché in teoria muore prima. Nice. Tra medi orizzontali. Prova una preda, Tom. Wishpine 6BB. Che poi questa è un'arena molto equilibrata a tutto. Ha sia i muri completi, quelli muretti, che i ring out. Però mi chiedo se a questo punto non gli sarebbe veramente giocato di più un'arena aperta. Secondo me sì. Però anche i muri fanno bene a Zas. Oh, steppata la c'è. Bop. Tre bimbo. Questo considerando che comunque anche Nightmare ha un bel carry di ring out. Assolutamente sì. Non da tutte le angolazioni, però a spingerti in avanti non ci mette nulla. Yeah. Bam. Spanish. Terror Charge. Adesso che sappiamo il nome. La parola nuova. Sto giocando molto passivo. Bam. Ricky Maru, però. Sei. Droppa la combo. Ah già. No. È un tipo di Nightmare molto deiano, se vogliamo. Assolutamente sì. Sta funzionando. Si va sul 4-0 per Ricky Maru. Potrebbe essere match point o l'inizio del recupero per Tomolo Kwendo. Non sarebbe male. Evio Vulpix lo leggo molto contrariato in chat. Cosa fa le prese 3 km? Tiltatissimo, tipo Evio Vulpix per Tom. Nice. Sempre stessa arena, ok. Sei trivelloni, uno a parati. Finisce reverse ledge. Non fa la combo ottimale. Attenzione, Tom. Intanto Tom gliel'ha appena augurata male. Credi in tutto. E intanto Denton ci fa... E il wall text, io lo bannerei. Banniamo questo Denton, moderatori, pensateci voi. Torniamo al match noi. Esatto. Bam, bello. Bam. Step. Madonna. Post-GI di Nightmare. Post-GI di Nightmare. Primo round per Nightmare. Bam. Maledizione. Soul Charge. Ring out. Sì, K gli sta lavorando. Cioè, sta facendo così tanto lavoro per questo Ricky Maru. Molto. Ha sentito odore di vittoria facile. Sta correndo in avanti. Sì, è pure match point. Le tante. Che read. Ok. Droppa il Just Friend. Peccato. Tom ancora in gioco. Maledizione. Bella interruzione col Joa dopo la PB di Nightmare. Ricordiamo che meno 4 on block. O meno 2, non ricordo precisamente. Ancora CCK! Sì, però non è ring out. Non però è ring tanti out. Danni. Sì. Anche danni alla guardia. Due barre. Oh! Bello. Merda. Impatta l'armor così.
Non male. Sarebbe stato veramente brutto non l'avesse impattato. Avrei pianto per lui, sinceramente. Assolutamente sì. Ok, situazione di parità, una barra a testa, ultimo round. Gardena. Flex sta con la falce. Quant'è un block quel flex? È meno 8, dovrebbe essere. E fa un botto di Gardena. Bam! 8-8B. Soul Charge. UAGSA connette. Oki. Aia. Aia, togliti dal muro. Togliti dal muro. Sì. Ah! No, we fatto. Aia! Questi sono danni. Questi sono danni. Madonna. Sì. Ok, finisce qui. L'Oki diabolico col flap. Si aggiudica la vittoria ladder Rikimaru col suo Nightmare. Nightmare. Che dire, dice Tom? Vado a dormire, ok. Te lo sei meritato, campione. Danno onesto. Perfetto, finisce qui la... Finisce qui il match di ladder. Tom Loquendo rimane un tekkenaro infame, mentre Rikimaru ascende. Cos'è il snack dell'oceano? Snack dell'oceano. Nice. Non male, non male. GG's, ragazzi. Ok, GG's a tutti e due. È stato un po' brutto vedere Tom in questo... Sì, in questo modo, però ci sta, può capitare. Si riscatterà. Si riscatterà sicuramente. Allora ragazzi, noi vi salutiamo e da Soul Calibur Italia è tutto. Alla prossima.